Salve, salve ragazzi, chi vi parla oggi è Mr. Karate e questa è una battaglia in Attila Total War dove io utilizzo ovviamente i franchi, utilizzo, mentre il mio avversario utilizza l'impero romano d'occidente. Fra l'altro vediamo che c'ha questa bella formazione a sandwich con davanti e dietro unità di fanteria, mentre in mezzo c'ha unità di tiratori. Ritornando un po' alle nostre belle vecchie abitudini del 2009, cosa che ultimamente sto sempre facendo, e descriviamo i nostri eserciti. Davanti ho 1, 2, 3, 4 unità di tiratori, dietro 3 unità di lancieri, abbastanza pippa, quindi abbastanza inutili. Dietro ancora invece ho 4 unità di spadaccini che sono fighi, sono spadaccini d'elite, quindi stra mega power e mi piacciono tantissimo. Da questa parte c'ho il generale cavallerizzo che sta investendo i miei arcieri, ma non importa. E sulla sinistra, un po' alla mia maniera, ho 3 unità di cavalleria. Sono unità da corpo a corpo, quindi, e anche a dir vero non sono unità particolarmente cazzute, quindi diciamo che non so neanche io perché le ho prese. Qua cosa sto facendo, non lo so. E il mio avversario, come detto, ha questa formazione sandwich che un pochino mi spaventa, perché la mia cavalleria, che ovviamente intanto sta aggirando il nemico in parti assurde, e mentre la mia fanteria sta aggirando dall'altra parte il nemico, come detto, la mia cavalleria avrebbe avuto il compito di far fuori le unità di arcieri avversari. Però in questa situazione qui la cosa risulta abbastanza improbabile, perché sono abbastanza in protezione. In ogni caso, davanti il mio avversario ha unità di legionari e sui lati, uno da una parte e uno dall'altra, ha unità di lancieri e poi dietro ha un sacco di unità di corte abbastanza cazzute, ma poco importa. Come detto, la parte fondamentale del mio esercito sono queste unità di fanteria d'elite sulle quali ho praticamente puntato tutte. Questa, diciamo, è una battaglia un pochino emblematica del fatto, se nella battaglia scorsa, diciamo, avevo quella che avevo pubblicato sabato scorso, avevo una maggioranza numerica per quanto riguarda appunto i miei ometti. In questo caso, come vediamo qui, io ho ben 1200 ometti in meno rispetto al mio avversario. E quindi diciamo che io ho puntato più che altro sulle unità d'elite, mentre il mio avversario ha puntato un pochino più sul numero, facendo un pochino quindi quello che ho fatto io la volta scorsa. Qui vediamo che io sto portando dietro le mie unità di cavalleria con l'intento di fare qualcosa che a dir vero neanch'io so cosa fare, perché cioè, tecnicamente la mia cavalleria doveva o schiantarsi contro le unità di cavalleria avversaria, oppure schiantarsi contro l'unità di arcieri che però sono messi bene in protezione questa formazione a sandwich. E poi vabbè, insomma, vabbè, alla fine è normale che gli arcieri siano in protezione, però la speranza era che non fosse così. I miei arcieri sono abbastanza pirla per essere abbastanza carini con loro, per cui non è che fanno tantissimi danni sui nemici. E fra l'altro i miei avversari ovviamente sono unità romane e quindi possono fare le formazioni testudo, e che quindi praticamente, se i miei arcieri prima erano inutili, adesso diventano praticamente spazzatura. Sono soldi che tecnicamente ho buttato via, però non mi andava di fare così. E a questo punto vediamo che io ho separato le mie unità di cavalleria. Queste qua sono lontanissime, quindi non arriveranno mai in battaglia. Questa qui invece è solitaria, però verrà prima o poi, fra poco, accompagnata anche dall'unità del generale, che gli verrà a dare manforte, ed insieme, diciamo, hanno un pochino il compito di far fuori o i tiratori nemici, che magari, essendo tanti, potrebbero magari... il mio avversario potrebbe dimenticarsene qualcuno e quindi magari metterli in una posizione brutta qualcuno, quindi io dovrei riuscire a... non sto dicendo cose, ma non importa. E nel frattempo vediamo che quello che sto facendo è praticamente cominciare a caricare con i miei ometti la fanteria nemica e per formare un bel fronte di battaglia qui. Il problema è che lui ha un sacco di unità di fanteria, come detto, e quindi quello che può fare è, adesso una volta che si forma il fronte, è cominciare ad aggirare da dietro le mie unità e caricarmi alle spalle. Io però faccio la stessa cosa con le mie unità di cavalleria, sia da una parte che dall'altra,
facendo quindi anche qui bei danni. Qui intanto vediamoci un pochino la battaglia, che sta ormai cominciando ad entrare nel vivo. Qua asce che volano. Lui, vediamo anche fra l'altro, che sta utilizzando, si sta mettendo sempre in protezione e sta utilizzando ancora la formazione testudo. Io qui in questo istante tecnicamente avrei fatto la formazione, i miei metti possono fare la formazione a muro di scudi, che gli dà un grosso boost in difesa, mi pare. Però non so perché spesso e volentieri mi capita o che la formazione non viene fatta, non viene proprio effettivamente fatta, oppure che la formazione stessa venga disfatta nel giro di pochi istanti. Non so se magari è colpa del fatto che io mi metto a spostare truppe durante lo scontro. Frecce che arrivano. Come detto, non so se è perché magari faccio la formazione e poi sposto le truppe, però non credo. Non so se magari è un bug, ma anche qui non credo. Però oppure potrebbe essere semplicemente che me ne sono dimenticato, ma ero sicuro di averlo fatto. E ad ogni modo, morale della favola è che la formazione a muro di scudi non la faccio, e quindi sono un pochino sprotetto da questo punto di vista, però poco importa. Qui intanto vediamo che ho perso un'unità che ha caricato talmente tanto che ha trapassato i nemici, e adesso è girato dalla parte sbagliata. E i problemi quali sono? Prima di tutto il fatto che le mie unità di lancieri sono praticamente unità inutili in questa battaglia, perché come detto le avrei dovute utilizzare più che altro per proteggermi da eventuali cariche di cavalleria nemica. Ma la cavalleria nemica non c'è, e quindi sono praticamente unità inutili in corpo a corpo. E vediamo che qui intanto una mi va in fuga e le altre non è che... No, sono messa abbastanza bene. Dov'è? Ne ho solo una. Dov'è l'altra? Ne ho già persa una, ok. Altra cosa molto importante è il fatto che il mio generale lo sto utilizzando, diciamo, in maniera molto più aggressiva rispetto al mio solito. Infatti nei vecchi Total War, da Rome 1 anche a Medieval 2, il generale io l'ho sempre utilizzato in maniera abbastanza aggressiva, come se fosse una normale unità di cavalleria. Tecnicamente io ho sempre utilizzato generale a cavallo, e in questo caso sto facendo la stessa cosa, perché mentre magari in Shogun 2, Rome 2 eccetera ho cercato di tenerlo più in protezione perché il generale ha assunto un valore più importante rispetto a vecchi Total War, quindi mi sono abituato un pochino a fare così. Adesso in questa battaglia, diciamo, ho cambiato un pochino la mia strategia e lo sto utilizzando per dar manforte alle mie unità di cavalleria, appunto. E quindi lo faccio caricare, anche se comunque sia è un'unità di cavalleria da corpo a corpo, quindi tecnicamente non andrebbe utilizzato tanto per caricare, però a me non interessa, lo faccio lo stesso. E il problema, dicevo, qual è? È il fatto che essenzialmente così facendo lo sto esponendo tantissimo, ed inoltre sta subendo un sacco di morti, e anche per questo essenzialmente si capisce che il generale prima o poi mi andrà in fuga. Fra l'altro qui è stato preso anche da un'unità di lancieri, quindi a maggior ragione diciamo è un motivo in più per andare in fuga col generale. Io e qua intanto vediamo che sta lampeggiando, e quindi sono messo abbastanza male da questo punto di vista. E con la perdita del mio generale, quindi, io mi stavo cagando tantissimo in mano. Però vediamo che, bene o male, un pochino tutte quante le mie unità non hanno subito così tanto il colpo della perdita del generale. E a parte qui che c'è una unità di... Fra l'altro, Attila, devo dire che con le battaglie soprattutto sto vedendo che è molto più pesante rispetto a Rom 2. Non, cioè a dire, molto più pesante, non in maniera eccessiva, però mi richiede, non sto utilizzando infatti le impostazioni grafiche al massimo, perché è abbastanza più pesantino. Spero che lo ottimizzino, anche se un pochino ne dubito. E dicevo, con la perdita del mio generale avevo un sacco di paura di avere un malus atroce per quanto riguarda il morale dei miei ometti. In realtà effettivamente così non è. I miei ometti bene o male stanno resistendo, e a parte magari qualche unità che ha subito un sacco di perdite. E quindi diciamo che se io già mi vedevo disperso, mi vedevo già tutte quante le mie unità in fuga, devo dire che bene o male le mie ometti stanno resistendo a questo scontro. A parte magari le unità di cavalleria, che sono unità, come detto, di cavalleria non da carica,
ma da più che altro da corpo a corpo. Io invece continuo a utilizzarle in carica, le faccio caricare, retrare, caricare, retrare. E soprattutto quando arretri perdi un sacco di ometti in maniera immonda. Ed è una cosa che ho sbagliato, però vabbè, non importa, ormai è andata così. E quindi diciamo la cavalleria la sto praticamente perdendo tutta quanta. E se il loro obiettivo primario era andare a far fuori le unità di arcieri, ormai non sono più, non hanno più abbastanza ometti per andare fuori, a far fuori gli arcieri, quindi vanno inesorabilmente in fuga. Mi fugge anche l'ultima mia unità di lancieri, e quindi diciamo che tutti i miei sforzi a questo punto riguardano essenzialmente l'andare a far fuori il generale avversario. Perché? Perché essenzialmente il mio avversario, a parte qua che vediamo il generale nemico è ormai ridotto, dov'è? Eccolo qua, è ridotto a pochissimi ometti, ne ha tipo una cinquantina. Però dicevo, il mio avversario ha unità non di fanteria, non d'elite come le mie. Quindi la speranza è essenzialmente quella che con la perdita del generale nemico, che adesso sta andando in fuga, con la perdita del generale nemico il mio avversario subisca un malus atroce per quanto riguarda appunto il morale. Ed effettivamente è così, perché lui comincia a lampeggiare, le sue unità cominciano un pochino a scagazzarsi in mano tantissimo, mentre le mie unità, specialmente quelle di fanteria, sono messe abbastanza bene. I nostri uomini vacillano, infatti. Chi? Ah, ok, vabbè. Gli arcieri che praticamente sono stati inutili dall'inizio alla fine della battaglia. E non so neanche io benissimo perché li ho presi. E a questo punto ho mandato in fuga praticamente l'intera fanteria avversaria. E devo andare a prendere le unità di arcieri nemici, che sono loro adesso effettivamente la parte più cattiva che può arrecarmi danni in queste fasi finali della battaglia. Però con la sola carica delle mie unità gli arcieri nemici vanno in fuga definitivamente. Quindi termina qui questa battaglia che è una vittoria pirrica. Infatti non è che l'ho combattuta benissimo, però quello che importa è l'aver vinto la battaglia. Io, come detto, avevo 1200 metti in meno rispetto al mio avversario, e ne ho uccisi 1800, mentre lui me ne ha uccisi 1300. Però vediamo che è emblematico anche il fatto che a me me ne erano rimaste 700, mentre lui ne aveva 1300. Però io avevo 700 ometti praticamente di... la maggior parte del mio esercito rimanente alla fine erano praticamente ometti di d'elite, di fanteria d'elite. Mentre lui aveva ancora, a parte qualche unità di fanteria, aveva anche ancora un sacco di unità di arcieri, che quindi era facile mandare in fuga. E quindi ho vinto questa battaglia, mi è piaciuta tantissimo. Io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo di mettere tantissimi mi piace, qualche bacino però sempre di sfuggita, e noi ci vediamo al prossimo scontro. Ciao belli! Mi raccomando, come al solito, se vi avanza qualche piccolo, mi raccomando, mi piace, andate a metterlo sulla mia pagina Facebook, sulla mia pagina Google+, ma anche sulla mia pagina Twitter.